Babacci Nenese, sei un nuovo acquisto dell'Allianz Powerball Milano per la stagione 2021-2022. Insomma, subito ti chiedo le primissime emozioni, no, di questa nuova avventura, il terzo anno per te in Italia, il primo con la maglia di Milano. Sono molto contento di firmare qui a Milano, lo so che è una grande città e anche la società e il club è grande. No, sono molto felice di firmare qui e sono carico di iniziare una nuova stagione qui, la terza in Italia. È stata per te l'ultima stagione, quella che ti sei lasciato alle spalle con Vibo, molto importante. Hai fatto 2 anni in cui sei risultato essere uno dei migliori centrali in attacco. Ecco, raccontaci un po' di te. Quali sono le tue caratteristiche tecniche, fisiche, che i nuovi tifosi di Milano, i tifosi di Milano potranno apprezzare sperando di poter riavere ovviamente il pubblico al palazzetto? No, penso che sono un centrale attaccante, che penso, dopo vediamo, ma penso che sono forte in attacco. A muro dipende, ma lo so che posso fare meglio, posso fare di più e sono sicuro che con questa squadra, con l'allenatore e tutti posso fare molto meglio. E dopo in battuta, ok, sono qui, ho iniziato a battere il salto. No, ma tranquillo, io continuo a lavorare e andrà bene sicuro. Hai avuto modo di parlare con Jean Patry, il tuo compagno in nazionale, adesso anche per la prossima stagione il tuo nuovo compagno di squadra, insomma, un bel blocco francese di 2 giocatori che poi magari lo vediamo dopo, faranno le fortune della nazionale. Ah sì, speriamo che quest'estate facciamo. Giochiamo bene per la VNL, Olimpiadi e anche l'Europeo e no, sono contento di giocare con John l'anno prossimo e lui mi ha detto molto, molto bene di Milano, allora sono carico di iniziare l'anno con Milano e di giocare con John. Sei un ragazzo molto giovane, sei un classe 98 e quali sono le ambizioni di Cinenese giocatore e quali possono essere le ambizioni di Cinenese all'interno della squadra di Milano? Sì, lo so che sono giovane, okay, ho 23 anni, ma io voglio fare tante cose. Con Milano, per me è come si dice, un step di Sì, un più, passo in avanti. un po' sono avanti e penso che posso Sì. portare tante cose a Milano e per me. Di fare la migliore stagione possibile ogni anno e questo è un obiettivo importante per me. E con Milano lo so che possiamo fare veramente tante cose, ho già visto i giocatori della squadra dell'anno prossimo e penso che possiamo veramente fare tante cose. Questa stagione, la stagione passata, Milano ha vinto la Challenger Cup, si prospetta una stagione in cui Milano vuole provare a fare come Cinenese uno step in più. La scorsa stagione si è arrivati ad un passo addirittura dal fare le semifinali scudetto, Milano ha perso con Perugia, così come tu con Vibo sei arrivato ad un passo dal fare le semifinali, insomma, insieme per crescere, no? Per andare avanti. Sì, certo, penso che Milano e io possiamo fare un passo avanti e andare in semifinale, spero che andiamo lì e sì, penso che possiamo farlo e vediamo, ma ho la fiducia che possiamo farlo, sicuro che è possibile con la squadra e con me in più. Nella speranza di riavere i tifosi al palazzetto, perché ormai è più di un anno che si gioca senza pubblico, cosa ti senti di dire ai tuoi nuovi tifosi? E soprattutto, il tuo soprannome è Babar, se ci vuoi raccontare qualcosa di questo soprannome, perché comunque, è un po' curioso. Io ti avrei chiamato Bart, no? Perché il tuo nome Barthélemy. è... Ok, Sì. mio nome è Barthélemy. Prima, non so, 5 anni fa, tutti i miei amici mi chiamano Bart, è Bart. più facile Barthélemy Bart, ok. È un allenatore del Club Italia di Francia che ha detto Babar un giorno e dopo È diventato è Babar. diventato Quindi ti Babar. possiamo chiamare Babar. Sì, per i tifosi Babar mi va bene, anche Bart.
uguali. Cinese anche, va Cinese bene, anche i più difficili, ok. Anche da scrivere, ma sì, anche da scrivere, forse. ma no, Babano parte è più facile e spero veramente che possiamo vedere i tifosi nel palazzetto e che possiamo divertente Divertirci insieme. sì, insieme e fare un bello spettacolo per i tifosi l'anno prossimo.